Convenimmo infatti di fare un'opera permanente che potessero vedere i crocieristi di giorno, perché arrivano le navi la mattina e vanno via prima del buio. Quindi oltre alla rassegna invernale collegata a Luci d'Altissi di Salerno, dove sono 8 anni che collaboriamo con l'autorità portuale proprio per l'installazione di alcuni pannelli, l'anno scorso sulla pace li metteremo anche quest'anno chiaramente, e avevamo immaginato appunto questa struttura fissa permanente per chi arriva a Salerno dalle navi da crociera, ma anche i turisti che vanno a Amalfi, Capri, da questo porto alla stazione marittima. E abbiamo messo sul pannello, sulle targhe, anche i valori irrinunciabili, la pace, la solidarietà, l'accoglienza, perché su questo molo sono in effetti, proprio l'altro ieri, arrivano le navi che portano migranti, soprattutto molte volte minori migranti, che la cooperativa principalmente si occupa appunto di minori. Quindi ci sembrava anche questo un segnale, perché su ogni piastrellina, quindi c'è il richiamo della ceramica vietrese, della costiera amalfitana, di Cava, o nonché anche di Salerno stesso come città, su ogni piastrellina abbiamo messo una scritta benvenuti in varie lingue del mondo, compreso l'esperanto. Ci tengo anche a questo, perché si parlava anche di una lingua all'epoca che potesse unire un po' tutte le lingue. E sono un paio di mesi almeno di lavoro, perché con l'alluminio, con le piastrelline di ceramica grezze che sono state quindi decorate, quindi con le scritte, anche considerando che l'installazione sarà fino al 25 gennaio e quindi le intemperie del tempo, soprattutto non solo il sole d'estate ma anche il vento e la pioggia d'inverno. E quindi abbiamo un po' studiato anche questi aspetti. Poi sarà anche un po' work in progress, cercheremo di migliorarlo con questo laboratorio, con i ragazzi giovani che abbiamo impegnato in questo progetto.